Il settore dell'artigianato è in pieno fermento per far sì che questi momenti di crisi possano essere superati nel migliore dei modi. Uno dei problemi più sentiti della categoria è certamente quello dell'accesso al credito. Dopo la recente riforma dei confidi introdotta dalla Regione Abruzzo e nell'ottica di un sempre più qualificato lavoro di intermediazione, di garanzia, tra l'imprenditore e le banche, Confartigianato Pescara ha intrapreso una serie di incontri con i principali istituti di credito, affrontando temi come tempi di risposta più rapidi per le richieste di finanziamento, più attenzione nel monitoraggio delle insolvenze, incentivare rapporti di collaborazione tra istituto di credito e confidi nella valutazione di eventuali criticità. Questi ed altri argomenti naturalmente sono stati affrontati in questo tavolo in cui si sono incontrati tutti i direttori di filiale della provincia di Pescara della Banca dell'Adriatico. Ascoltiamo Nunzio Gagliardi, segretario generale di Confartigianato Pescara. Abbiamo intrapreso un percorso fino alla fine del mese di febbraio che ci vedrà impegnati con tutti gli istituti di credito convenzionati. Abbiamo chiuso il 2010 con un buon risultato, quest'anno ci vedrà impegnati nella stesura di nuove condizioni di convenzionamento con gli istituti di credito. Siamo partiti con la Banca Carige Gruppo Tercas e oggi ci incontriamo con la Banca dell'Adriatico. L'obiettivo con questo istituto è quello di aumentare l'operatività annua, è un istituto storicamente legato alla Confartigianato, è da 30 anni convenzionata con noi, dalla ex Banca Popolare Abruzzese Marchigiana, poi trasformatasi in Banca dell'Adriatico. E quindi cerchiamo di aumentare il plafond annuo e convogliare più richieste di finanziamento verso questo istituto, che storicamente ha un tasso di insolvenze nettamente inferiori rispetto agli altri istituti con cui lavoriamo. Cosa accadrà alla fine di questo percorso? Alla fine di questa iniziativa con gli istituti di credito porterà il socio a scegliere il tipo di finanziamento che gli si attaglia meglio per l'investimento, per la liquidità aziendale, per le scorte e per iniziative di altro tipo. I prodotti chiaramente poi avranno condizioni diverse anche in base alla situazione dell'impresa stessa, quindi di fatto in maniera soft cominceremo ad applicare il criterio del rating aziendale anche per le nostre associate.